Tazzine alla John Bonham, oggi vi voglio parlare di questi film che conoscete già, per forza, perché tutti ne parlano, ve ne hanno sempre detto tutto, vi hanno sempre spiegato tutto, ma ve li hanno spiegati solo in quel modo lì, non in altri modi, e non vi hanno spiegato che si possono fare un sacco di figate con questi film, anche solo cambiando delle minime cose. Quindi oggi è proprio questo che voglio andarvi a spiegare, perché come sapete a me piace prendere un esercizio, un groove, una qualsiasi cosa, un film, come in questo caso, anche super banale o comunque non banale ma super conosciuto, e andare a cercare qualcosa di diverso, andare a cercare come creare qualcosa di diverso da quella cosa che ormai conosciamo già. Quindi adesso partiamo subito e faccio sentire anche chi magari non conoscesse il film, faccio sentire come funziona questo film, lo spiego un minuto, poi andiamo col resto. Ma prima vi ricordo di andare qui sotto in descrizione, perché c'è il link che vi riporta al sito Castube dove potete registrarvi per la live che ci sarà tra pochissimo. Quindi è gratuita, è per tutti, bisogna solo registrarsi, perché altrimenti non si ha l'accesso. Ma comunque la registrazione è gratuita, ci mettete 2 minuti, fatelo in un secondo, fate tutto, non vi preoccupate. Vi ho detto, per chi ancora non sapesse proprio bene di cosa io stia parlando, chi non sapesse che cosa sono alla fine le tazzine di Bonham, magari qualcuno di voi alle prime armi ha cominciato da poco a suonare, quindi è normale che non sappia ancora che cosa sono queste tazzine famosissime, vi rubo proprio solo un minuto. L'idea è quella di andare a suonare con mano destra, mano sinistra, cioè mano forte, mano debole, e poi un colpo di cassa. Quindi sono praticamente gruppi di 3 note, sono quelli che si chiamano linear. In realtà i gruppi di note tra mani e gran cassa si chiamano linear. E questo è un gruppo 3, cioè un colpo di mani, un colpo di mani, un colpo di cassa, in questo modo. Ovviamente fatto a questa velocità non dice molto, ma se noi andiamo pian pianino a tirarlo su e andiamo a suonarlo, anche a orchestrarlo sui timpani, su tom, timpani e piatti anche, vengono delle figate pazzesche. Mi sono dimenticato di montare il crash. Vabbè, pazienza. Andiamo pian pianino su di velocità. Ovviamente la cosa importante qua è cercare di fare tutto molto preciso, cioè la cassa tra i 2 colpi di mano deve essere perfettamente tra i colpi che andiamo a suonare con le mani, perché se no non funziona, se no è un macello. Studiatelo piano per cercare di farlo il meglio possibile, il più preciso possibile. Dopo averlo studiato così, in realtà questo è bello, però di solito sta roba qua è vista proprio per i finali. Di solito tutti mi dicono fammi vedere questa cosa, perché così lo uso nei finali dei brani. In realtà non è solo così, è un feel fighissimo, è un lì, come vi ho detto prima, fighissimo, che può essere utilizzato anche all'interno delle canzoni, quindi proprio come feel. Però ci sono molti più modi di farlo per renderlo, questo è già figo, però per renderlo ancora più figo o comunque diverso, quindi ve li faccio vedere. Una delle cose migliori per rendere ancora più interessante questo feel è sicuramente quella di andare a mettergli gli accenti. È una cosa che non facciamo mai, quella di mettere gli accenti proprio su questo feel, cioè suoniamo tutto forte, sempre tutto fortissimo, sia mani sia cassa, tutto. Invece il fatto di utilizzare le dinamiche può caratterizzare molto il nostro feel, il nostro drumming e tutto quanto. Quindi la cosa che possiamo fare è andare ad accentare o non accentare i colpi che abbiamo con le mani. Quindi noi con le mani abbiamo 2 colpi, le possibilità che abbiamo sono in tutto 4, e cioè fare i 2 colpi di mano in questo modo: accento ghost oppure ghost accento, accento accento come facciamo già di solito, oppure ghost ghost. Queste sono tutte le possibilità che abbiamo, quindi vi faccio sentire, ad esempio, prendiamone uno a caso, quello accento ghost. Fa sì che il risultato del feel cambi completamente in confronto a quello di prima. Se io vi faccio sentire quello iniziale, cioè quello tutto accentato, è questa cosa qua. Noi anziché accentarli tutti e due andiamo a mettergli un accento e una ghost ai 2 colpi, diventerà questa cosa qua.
E voi mi direte: sì, ma così non è il massimo da sentire, e in effetti avete ragione, questa cosa qua suonata così non è proprio bellissima. Però, se noi andiamo a modificare gli accenti, andiamo a modificare la dinamica di volta in volta, quindi non andiamo sempre a fare accento ghost tutte le volte, ma andiamo a creare delle cose diverse, diventa molto più interessante. Ad esempio, se io alterno la figurazione con accento ghost cassa, ovviamente, a quella ghost accento cassa, quindi quella inversa, e suono una volta l'altra, viene questa cosa qua. Che suonata un po' più veloce viene questo. E già questo è un passaggio stranissimo. Ovviamente questo solo sul rullante, noi possiamo anche ad esempio andarlo a fare sui tom, ad esempio con gli accenti su timpano e tom 1. Come avete potuto vedere, quindi si possono fare in mille modi diversi. Adesso ne ho fatto un po' sul tom e timpano, poi ho spostato anche qualche accento sul rullante, qualche accento sul tom, quindi lo possiamo fare come vogliamo. L'idea è quella inizialmente di provare in questo modo, nel senso decidere già prima quali possibilità fare e andare a suonare in quel modo lì, poi andando ovviamente a orchestrare sugli tom, eccetera, eccetera. Poi la cosa da fare è improvvisare, quindi cercare di cantarsi, tra virgolette, gli accenti, mantenendo però sempre lo schema mano, mano, cassa, mano, mano, cassa. Delle terzine di Bonham. Vi faccio sentire un esempio in cui vado a improvvisare tutto, mantenendo sempre ovviamente lo stesso schema, cambiando gli accenti abbastanza lentamente. Altra cosa molto interessante di questi fill è questa, il fatto di andare a cambiare la diteggiatura del fill. La diteggiatura, vi ricordo che è il modo di suonare, tipo una diteggiatura è singoli, destra, sinistra, destra, sinistra, una diteggiatura è doppi, destra, destra, sinistra, sinistra. Tutti i modi diversi di suonare queste cose si chiamano diteggiature. Quindi anche se qui colpi di mano ne abbiamo pochi, cioè ne abbiamo solo due per ogni gruppo, possiamo andare a cambiare la diteggiatura di questi colpi. Noi adesso abbiamo suonato sempre tutto destra-sinistra-destra-sinistra, cioè mano forte-mano debole, mano forte-mano debole. Quello che possiamo andare a fare è appunto modificarli in base a quello che ci serve. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è, anziché incominciare di destra, quindi fare destra-sinistra i due colpi, andare a fare sinistra-destra. E finché faccio tutto sinistra-destra-sinistra-destra-sinistra-destra sempre, non cambia nulla, ma nel momento in cui io vado a suonare magari un gruppo di note suonando destra-sinistra-cassa e l'altro gruppo di note suonando sinistra-destra-cassa, quindi andando a invertire tutte le volte, se lo suono tutto sul rullante cambia zero, ma se io ad esempio faccio questa cosa qua, cioè vado a suonare con la mia mano destra il timpano e poi vado a fare questo, cioè vado a suonare quindi destra-sinistra-cassa-sinistra sinistra-destra-cassa, destra-sinistra-cassa, sinistra-destra-cassa, eccetera, eccetera, sempre uguale, il suono cambierà un bel po', vi faccio sentire. Oppure posso partire con la mano sinistra, quindi anziché partire con la destra, fare destra-sinistra-cassa, partire facendo sinistra-destra-cassa, destra-sinistra-cassa. E avrò ancora un altro suono. Questa però, come vi ho detto, è solo un'idea. Possiamo anche ad esempio andare a suonare tutti e due i colpi con una mano, ad esempio la destra, oppure tutti e due i colpi con la sinistra. Se ad esempio noi dobbiamo fare un passaggio che fa rullante rullante cassa, timpano timpano cassa, Charleston rullante cassa, ovviamente, possiamo andare a fare destra-sinistra sul rullante, cassa, destra-destra sul timpano, cassa, sinistra-destra di Charleston e rullante e poi cassa in fondo. Quindi ho già usato tre diteggiature diverse, ma ho la vita semplificata, diciamo, perché se no avrei dovuto muovermi troppo per riuscire a fare tutto, magari velocemente. Poi ovviamente la cosa che non vi ho detto, che vi faccio sentire in questo passaggio che vi ho appena spiegato adesso, è che io le ho chiamate sempre terzine, ma in realtà questi gruppi di note possiamo suonare
paragonarli anche in sedicesimi, quindi non saranno perfetti come metrica all'interno della battuta, però volendo sono dei gruppi che possiamo utilizzare anche tranquillamente in sedicesimi o qualsiasi altra metrica. Comunque appunto in sedicesimi quello che vi ho detto adesso era questo. Io con questo direi che posso finirla qua, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi ricordo che c'è il PDF qui sotto scaricabile gratuitamente, e gratuitamente c'è la possibilità anche di iscrivervi alla mia live, quindi mi raccomando fate tutto, già che ci siete scaricate il PDF, vi iscrivete alla live, cliccate sulla campanellina se non l'avete ancora fatto, vi iscrivete al canale, intanto col cellulare andate su Instagram, su Telegram, su tutto quanto, Facebook, vabbè, seguitemi in pratica, lo sapete già, però so che qualcuno di voi ancora non mi segue, quindi questa è una cosa male, quindi iscrivetevi, mi raccomando. Io con questo non vi rompo più, tranquilli, la pianto qua e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Ciao.